Con uno sprint imperioso, il britannico Matthews Walls si è aggiudicato la seconda tappa del Giro d'Italia Under 23, da Bagno di Romagna a Pescia, di 186 km con arrivo nella frazione di Alberghi. La gara è vissuta sul lungo attacco di Federico Rosati della Mastro Marco e del serbo Veliko Sojnic del team Franco Ballerini. I due sono stati ripresi a 20 km dal traguardo. Il successivo scatto in contropiede di Alessandro Covi del team Colpack e del basco Inigo Losegui della Lizzarte non è andato a buon fine per la veemente reazione del gruppo che ha ricompattato tutto sotto lo striscione degli ultimi 1000 metri. Walls ha preceduto Gregorio Ferri della Zalf Euromobile Desire Fior e l'australiano Caden Groves della Racing Academy, finiti nell'ordine. Per quanto riguarda la maglia rosa di leader della manifestazione, nessun problema per l'inglese Ethan Ayter, che resta in testa alla classifica generale. Buona l'organizzazione, ottima la riuscita dell'evento per la Valle dei Fiori. Sì, grande successo di pubblico, perché è la prima volta nella storia di Pescia che arriva al Giro d'Italia e il Giro d'Italia Under 23, quindi dilettanti, giovani, futuri campioni. E poi soprattutto il fatto che si è visto veramente una bellissima gara, l'organizzazione è stata veramente splendida, fra l'altro ringrazio gli organizzatori e ringrazio tutti coloro che a Pescia hanno dato un contributo. Quindi questo ha dimostrato che la nostra città può essere pronta per il ciclismo e per avere la tappa del Giro d'Italia professionisti, e lavoreremo nei prossimi anni per avere anche quello. Bene, anche un annuncio, quindi ti sei divertito oggi? No, mi sono divertito tanto, purtroppo sono col tendine d'Achille rotto, però devo dire che mi sono divertito, ho visto arrivare una tappa, non l'avevo mai vista, e fra l'altro ci prepariamo anche a settembre per avere il Giro della Toscana femminile, quindi insomma Pescia nella sua storia ha dato tanti personaggi al ciclismo, c'è stato Quirico Bernacchi con la prima maglia rosa al Giro negli anni 30, ecco, io penso che si possa far ritornare Pescia una delle città dove si fa ciclismo e dove arrivano le grandi eventi di ciclismo, quindi lavoriamo per questo e il tanto pubblico che è qui oggi penso che l'abbia dimostrato.